A tutte le autorità, a tutte le rappresentanze del mondo sociale di questa terra e in particolar modo grazie a lei, ingegner Benedetti, e a tutti i suoi collaboratori indanieri. Confesso che dopo lo chiedo alla regia, non so dov'è, ma volevo la slide, quella di Benedetti, perché vorrei raccontarvi due cose partendo dalla slide, la prendo dopo. Prima voglio soltanto affermare un elemento di gratitudine. L'Italia piano piano sta ripartendo, ancora non riparte come noi, ancora non viaggia alla velocità che noi pensiamo possa raggiungere. E soprattutto, ve l'ha detto in modo straordinario Benedetti, ciò che accadrà nei prossimi anni è un cambiamento talmente vorticoso che il problema non è soltanto la velocità della ripresa, ma dalla capacità di adattarsi a un mondo che cambia, di arrivarci un po' prima, di essere quelli che sono pionieri, anziché soltanto custodi della memoria. Quindi questa è la vera sfida che abbiamo di fronte. Però oggettivamente i numeri dicono che qualcosa si sta muovendo, che dopo 3 anni di recessione la crescita torna in versante positivo, che dopo quasi 1 milione di posti di lavoro persi siamo tornati nell'ultimo anno a vedere le aziende assumere più 340.000 posti di lavoro, che finalmente i consumi che erano stati bloccati anche a livello interno danno qualche segnale di ripresa, magari per Danieli questo è meno interessante, essendo uno dei grandi campioni italiani dell'export. Quanto fate fuori? Più del 95? Quanto fate? 98. Quindi non è particolarmente importante la ripresa dei consumi quando un'azienda, per questa azienda qui, ma in realtà per il sistema paese noi abbiamo bisogno di rilanciare assolutamente sul tema dei consumi. E viceversa, l'Italia fa sul proprio PIL più o meno il 28% di export, l'export vale il 28% del PIL italiano, in Germania il 48%. Ora, Danieli è meglio della Germania, perché Danieli fa il 98%, la Germania però è ancora meglio dell'Italia. Se noi riuscissimo a crescere anche sull'export, e i dati di questi primi 8 mesi vanno nella giusta direzione, nonostante il rallentamento di alcune economie emergenti, beh, se riuscissimo anche in questo, sicuramente saremo in grado di costruire un futuro più avvincente. Dunque, mentre ci sono dei primi dati positivi che noi non esaltiamo e che contemporaneamente però non nascondiamo, oggi che l'Italia riparte, io sono qui innanzitutto per dire grazie a chi non si è mai fermato. E in questo senso vorrei omaggiare la professionalità delle donne e degli uomini di Danieli che ho incontrato in questi primi 20 mesi da Presidente del Consiglio in giro per il mondo. Perché ho visto delle donne e degli uomini che ci rendono orgogliosi per capacità di innovazione, per capacità di risolvere i problemi, per relazioni con i governi locali, ci rendono orgogliosi di ciò che l'Italia è. Prima di qualsiasi discussione e valutazione, credo che sia compito di un Presidente del Consiglio dire grazie a chi tiene alta la bandiera italiana. Io sono innanzitutto qui per questo. Grazie Ingegner Benedetti, grazie Danieli, grazie a tutte le maestranze, le lavoratrici, i lavoratori, coloro che sono lontano da casa, grazie per come da questa realtà della provincia di Udine siete un punto di riferimento nel mondo. E adesso bisogna andare a fare veloce, già abbiamo tagliato metà dell'intervento di Benedetti, io taglierò tutto del mio, soltanto un paio di considerazioni, una sul sistema paese e una sul vostro lavoro. A un certo punto l'ingegner Benedetti ha mostrato la slide sulla competitività del paese, quella che è la stessa da 30 anni, che ci ha detto, ce la rimettete per piacere, se bravissimi, sembra tutto costruito ad hoc. Vorrei raccontarvi in 2 minuti e 40 secondi netti la legge di stabilità sulla base di queste slide. Scuola e merito. Ha totalmente ragione Benedetti. O noi siamo in condizioni di investire di più e meglio sulla scuola, oppure le prossime sfide che avremo le perdiamo. Partiamo però da un presupposto. La scuola italiana è molto meglio di quella che noi raccontiamo.
Se ci sono ingegneri in questo paese, ma vale per gli architetti, vale per gli innovatori, che riescono a inventare prima degli altri cose straordinarie, è perché la scuola e comunque anche il cervello degli italiani funziona. Noi oggi festeggiamo i 50 anni del primo personal computer fatto al mondo. L'hanno fatto 4 italiani. Poi non ha trovato le condizioni per svilupparsi, lavoravano all'Olivetti. L'Olivetti in quel momento si stava buttando sulla meccanica anziché sull'elettronica. Scelta strategica che si è rivelata probabilmente non la giusta intuizione. Ma quei 4, 2 sono venuti a Palazzo Chigi, i 2 che sono ancora vivi, sono venuti a Palazzo Chigi qualche giorno fa per portarmi il programma 101. Quei 4 che attorno a Perotto hanno fatto il programma 101, hanno fatto il primo personal computer della storia del mondo. Allora basta con questo piagnisteo e vittimismo sul fatto che gli italiani non sono in condizioni di fare le cose. Sono in condizioni, ma vanno aiutati a far funzionare meglio. E la scuola deve essere messa in questa prospettiva. Il principio della buona scuola, che abbiamo cercato di illustrare, talvolta senza riuscirci particolarmente bene, è esattamente, mi è piaciuto l'eufemismo, viste le proteste che ci sono state, ma va esattamente in questa direzione. Allora, io vorrei sfidare tutte le aziende, a partire naturalmente da Danieli, mi pare che anche con la Danieli Academy ci sia la disponibilità e la volontà di andare in questa direzione, a considerare la scuola non soltanto di chi ci lavora, la scuola è dei nostri figli e siccome dei nostri figli è la cosa più importante che un paese ha, noi abbiamo finalmente invertito l'ordine, prima si spendevano più soldi sulla scuola ma si spendevano male, noi abbiamo messo 3 miliardi di euro in più con la stabilità dello scorso anno sulla scuola, però adesso la vera scommessa non è buttarci dei soldi, è buttarci l'attenzione della politica, questa è la cosa fondamentale del futuro dei prossimi anni e in questo senso la stabilità di quest'anno dà un segnale finalmente sul merito, 500 professori presi all'estero come in Italia, liberati dalle trappole della burocrazia, concorso per merito senza gli amici degli amici, i 500 più bravi entrano con un piccolo gruzzolo per la ricerca ed entrano nell'università italiana che deve tornare a essere la numero uno del mondo. Accanto a questo, 1000 ricercatori finalmente avranno la possibilità di vedere coronato il proprio sogno. Quindi primo tema, scuola e merito, io sono totalmente d'accordo. Sulla burocrazia, i costi relativi, ancora non abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare, non ci siamo ancora, ma la legge approvata ad agosto del 2015 consente di semplificare, su questo tema dico Benedetti torno il prossimo anno, nel senso che la legge l'abbiamo fatta, adesso va attuata, perché in Italia le leggi vanno bene, sono tutte belle, tutte no, ma molte sono belle, poi però mancano le applicazioni, i decreti attuativi, i decreti legislativi. La legge sulla pubblica amministrazione è un'ottima legge, dipenderà da come la applicheremo. Vorrei dire che i sindaci sanno perfettamente, io sono un ex collega, che c'è da perdere la testa rispetto a come cambiano le regole. Dico soltanto una cosa contenuta in questa nuova legge, lo Stato, non me ne vorrà il prefetto, anzi sarà d'accordo più di tutti gli altri il prefetto, lo Stato quando va alla conferenza dei servizi dovrà dire parlare con una sola voce. Lei oggi va in una conferenza dei servizi e si addormentano tutti, perché ci sono, è una sorta di terapia di gruppo, di autoaiuto, dove ciascuno dice la sua e diventa un bellissimo argomento, cioè le riunioni se non fossero una cosa seria direi di alcolisti anonimi, talvolta sembriamo noi quando andiamo a queste riunioni, in realtà non vorrei sembrare offensivo verso gli alcolisti anonimi naturalmente, il punto qual è? Il punto è che in conferenza dei servizi lo Stato deve andare con una sola voce, sia sì sì, no no, così eccellenza l'ho rubato anch'io il lavoro perché ho fatto una citazione diciamo non evangelica, del Nuovo Testamento, quindi Apocalisse. Sia il vostro parlare, sì sì, no no. Riqualificazione e riduzione della spesa pubblica, cuneo fiscale, costo e flessibilità del lavoro, merito. Qui c'è il Jobs Act e la riduzione delle tasse. Sto leggendo sui giornali la discussione se abbassare le tasse sia di destra o di sinistra. Io dico, ma soltanto noi siamo in grado di fare queste discussioni. Cioè, abbassare le tasse è giusto, punto. Poi quelli di destra cercheranno di abbassarle, quelli di sinistra cercheranno di abbassarle, chi vince le elezioni, con la nuova legge elettorale fortunatamente avremo qualcuno che vincerà le elezioni,
perché tutti, con la legge di prima le vincevano sempre tutti. Voi aprivate il telegiornale, chi ha vinto le elezioni? Tutti. Non perde mai nessuno in Italia. Con la prossima legge elettorale, con il prossimo voto nel febbraio 2018, almeno la sera stessa saprete chi ha vinto e chi ha perso. Se perdo io vado anche a casa, per cui se avete l'occasione, cioè il jolly da giocare. Ma fino al 2018, anziché parlare di legge elettorale, di discussione di quale valore ideologico, iniziamo a dire 80 euro in busta paga sono una riduzione della pressione fiscale per chi sta sotto i 1500 euro. Andata. L'IRAP costo del lavoro, che spero abbia impattato anche sui costi della Danieli, oltre che degli altri, è stato un primo elemento molto importante. Quest'anno IMU e TASI prima casa, IMU imbullonati, IRAP agricola e IMU agricola, il prossimo anno l'IRES e poi gli scaglioni IRPEF. Non è questione ideologica, è questione di buonsenso. Gli italiani hanno pagato troppe tasse, manteniamo i servizi ma riduciamo con un intervento serio la pressione fiscale. E infine il Jobs Act, che un anno fa non ci credeva nessuno, è andato. Ora la vera scommessa è riuscire a investire sul dopo. Ci sono gli ultimi due punti e poi chiudo con una considerazione per il vostro lavoro. Mi fa molto piacere il tema della famiglia, è il tema centrale. Noi siamo un paese che non fa figli. Il paese peggiore in Europa. Ora, c'è un unico modo per affrontare questa discussione e non è normativo. Dirà, ma tu devi fare qualcosa sulle norme. Certo. Bisogna fare gli asili nido e le scuole materne. Certo, io vorrei fare i complimenti a Danieli per l'asilo Cecilia, per l'iniziativa che voi avete ormai da qualche anno per i vostri dipendenti, in ricordo ovviamente di una persona particolarmente cara, ma voglio dire che gli asili nido e le scuole materne sono un valore fondamentale. Bisogna intervenire sull'occupazione femminile, sacrosanto, ma bisogna anche contemporaneamente garantire tempi di lavoro e tempi di conciliazione vita-lavoro diversi. Bisogna fare un sacco di cose, detrazioni fiscali, certo, bonus per chi acquista casa, ma bisogna dare stabilità. Una delle cose fondamentali è che se il Jobs Act finalmente dà garanzie a chi ha un posto di lavoro, cosa che è accaduta, nel 2015 i mutui sono schizzati. 86% di richiesta di mutui, una parte sono surroghe, quindi levatene un 25%. Ma la cosa strepitosa è che se tu dai a uno che viene assunto la possibilità di avere tutele crescenti, magari è più facile fare una famiglia. Però posso dire su questo, e chiudo anche sull'ultimo punto, il vero problema italiano di questi anni non è stata la mancanza di norme. Ce ne sono troppe, poi vanno scritte meglio e fatte meglio e applicate meglio, bene, e ci stiamo provando con tutti i nostri limiti. Il vero problema è che in Italia si è perso la fiducia per il futuro, e questo non c'è nessun governo che te la restituisce. Si è perso l'idea che il futuro potesse essere una cosa meravigliosa, affascinante, bella. Si è persa l'idea che noi fossimo un grande paese destinato ad avere un domani. Questo è l'unico elemento che a me non torna della discussione. Ecco perché mi colpisce il fatto che l'investimento sulla famiglia e sulla natalità non passi da delle norme, ma passi dalla vostra e nostra capacità di credere che il tempo migliore dell'Italia debba ancora arrivare. E allora, qui, alla Danieli, in un luogo dove il riferimento all'immigrazione qualificata aprirebbe grandi discussioni politiche, ma non le faccia. È un principio sacrosanto, noi dobbiamo attrarre cervelli e manodopera di alta qualità, dobbiamo essere in grado di vincere la paura. Io vorrei soltanto chiedervi una cosa. Siamo in un periodo in cui ci stanno davanti a noi due anni di senza elezioni, senza nient'altro. In questi due anni pensiamo al bene comune. Lo avete fatto voi con una vostra azienda controllata facendo un investimento da 300... Quanti milioni sono quelli che andiamo a 330? 330 milioni. Andiamo a pigiare un bottoncino? Noi abbiamo pigiato un bottoncino. La Danieli ha staccato un assegnuzzolo da 330 milioni per continuare a investire in Italia. Vi siamo grati anche per questo, perché non è facile, non era facile e non era scontato. Ma mentre facciamo questo lavoro, mentre pigiamo questo bottoncino, vi prego, ciascuno di noi inizi a guardare o torni a guardare il proprio paese con lo stesso entusiasmo con cui lo hanno guardato i nostri genitori e i nostri nonni.
Quando c'erano le macerie si sono tirati sulle maniche e hanno costruito un paese che è diventato un punto di riferimento nel mondo. Io non ne posso più di quelli che costantemente vedono soltanto le cose che vanno male. Le cose che vanno male vanno cambiate, ma poi tutti insieme, vi prego, dotiamoci gli uni gli altri del coraggio di dire che l'Italia, che è un paese meraviglioso, se fa finalmente le riforme che deve fare, può tornare a essere leader nel mondo. La Danieli, da questo punto di vista, è un emblema, è un simbolo, e credo che molto di questo risultato venga anche dalla straordinaria forza e passione di ciascuno di voi. Per cui, caro ingegnere, grazie di cuore, buon lavoro, in bocca al lupo e pronti ai nuovi investimenti. Ah. Sì, scusate, diamo una cambiale al Presidente. Questa scultura rappresenta un forgiatore. A lui l'onere di forgiare il nostro futuro. Grazie Presidente. Questo è un metafaccio.